Tutti, raga? Allora, io ho imparato sulla mia pelle che a volte ascoltare non basta. Ascoltare una persona ci avvicina alla visione che è questa di se stessa. Ma è conoscendo la sua storia che si vede davvero da vicino la personalità di un uomo, una donna o un disco. L'abbiamo sempre avuto nelle orecchie da anni e Guesus l'abbiamo ascoltato tutti. Quello che voglio conoscere oggi è la storia dell'album raccontata dalle persone che ci hanno lavorato. Allora fate un grandissimo applauso per 6pm, Jacopo Pesce e Sciobo. Venite ragazzi! Quella è la tua postazione. Dove, Dove volete? Dove, Dove volete? Oh, uguale, uguale. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, ciao. Ok, una domanda a testa. Un altro applauso, dai. <ride> Jacopo, chiedo a te, parto da te. Oh, se allora. Fast Life è uscito ad aprile, quando avete iniziato a lavorare questo disco? <ride> Eh, no, in realtà c'era già qualcosa da prima, ma poi Gue è uno che lavora in continuazione su più, su più progetti contemporaneamente. E anche su Mr. Fini ti dico questo, che noi facciamo l'estate prima un EP che si chiamava sì. Gelidestate d'estate e c'erano già dei pezzi che poi sono finiti in Mr. Fini, perciò in realtà prima, prima di Fast Life. E quando nasce l'idea però di uscire nello stesso anno con due progetti? L'idea è sua, ovviamente. <ride> no, no, è sua, è sua. È sua ah, di okay, no, guerra, no. di guerra. Ok. No, lui voleva uscire il 25 dicembre. Però. <ride> <ride> Era un po' azzardato. Era un po' azzardato. Sciablo, vuoi dirmi qualcosa su Fast Life? Io penso che sia un disco rap che ha avuto un grandissimo successo. Decisamente, Bene. sicuramente sì sì è stato... Ma tu pensa che addirittura, beh poi in realtà ogni progetto di quelli degli ultimi anni ha sempre superato quello precedente Quindi per noi ah. questo è, grande for... cioè, è veramente un orgoglio e In più per Fast Life immagina che comunque era un progetto sicuramente non pensato minimamente né per le classifiche né per lo streaming sì. né per niente no? Quindi in realtà era un po' rendere omaggio no? a quella saga che comunque era iniziato tempo prima Quindi era più uno sfogo creativo, artistico e quindi il fatto di, di essere riuscito poi a fare, a fare quei numeri con un progetto così coraggioso ci ha dato ancora più coraggio per, per andare in questa direzione che poi Wesus ehm, per me è un disco a cui sono, cioè, sono molto legato un po' più che il disco dei suoi 40 anni sì. e, è per me un disco estremamente libero dove lui veramente eh, mi, mi fa felice il fatto che lui arrivato a 40 anni si può permettere il lusso di, cioè, di essere veramente chi vuole di fare quello che vuole di e non competere di, ma in realtà lui compete senza voler competere sì. questo è il bello nel senso che alla fine comunque arriva sempre dei risultati senza volerli cercare no? sì. nel senso eh, lui oggi proprio pensavamo che eh, ha sempre un po' fatto quello che vole voleva anche in una maniera fuori dal normale senza cercare cioè a tutti i costi un marketing esagerato eh, risultava estremo senza comunque forzare la cosa perché era un po' la sua, sì. il, suo, il suo personaggio da sempre no? e, e quindi nel senso Guesus un po' per i riferimenti, un po' per il suono, che sì, anche delle cose di novità sicuramente contemporanee, ma ha un'ispirazione veramente dei primi dischi, anche dei Dogo, dei primi dischi suoi, degli ascolti che noi facevamo quando avevamo vent'anni. Quindi sa, vedere che comunque è stato così ben recepito, ben accolto, eh, insomma, noi ci, ci riempie insomma di gioia. E poi io, Jacopo, eh, lui è riuscito finalmente in questo intento di togliere il piccegno, quindi <ride> è un po, una, un po' una rinascita da, da anni che lo dicevamo. Per cui, no, no, bello. E poi, beh, ovviamente Andy ha fatto un ottimo lavoro di produzione. E ci siamo divertiti, sai. Cioè, fare dischi con lui, io, guarda, ho tanti artisti, lavoro con tanti, ognuno mi piace per un motivo diverso. Ma con Cosimo è sempre veramente un divertimento. Cioè, noi non lo viviamo mai come un lavoro, vero e proprio. Cioè, lavorare con lui è tutto molto semplice. Quindi, insomma, siamo felici. Ti faccio l'ultima domanda riguardo a questa cosa. Quindi, possiamo dire che finalmente in Italia è possibile vendere dischi con il rap senza pensare alle radio? Sì, secondo me sì. Meno male, finalmente. <ride> Andy, il tuo rapporto con Gue parte da lontano, no? Sì. Voi vi conoscete da quanto? Da Dai tempi del ragazzo d'oro, da, da, da poco prima della lavorazione di quell'album. Io facevo parte dei Second Roof, e, con i quali sono stato fino al 2014. e Ho seguito ai tempi con loro i primi album, dopo mi sono separato e. Ho però continuato la collaborazione con lui, ci siamo sempre trovati da Dio insieme. Questa cosa poi è culminata in Wesus in, in una collaborazione. E Come sei arrivato che... ad essere main producer della, di questo progetto? Non ho capito. Come sei arrivato ad essere main producer di questo Secondo progetto? Secondo me è stata una cosa abbastanza naturale e progressiva. Sempre, anche negli album precedenti, in fase di, di scelta dei beat, mi, mi contattava: beh, noi siamo amici, quindi ci sentiamo, ci confrontiamo sulle nuove uscite anche di altra musica in continuazione. E, anche questa volta mi, mi contattò quasi un annetto fa e, per sentire qualcosa e penso che gli sia piaciuto quasi tutto quello che gli mandavo. Dicevo. Diceva di, di piacere Secondo Se comunque me si stato, è stato decisivo anche qua Fast Life Nel senso ah, okay. Che su Fast Life Secondo me lui ha capito con la direzione di Harsh Di tutto Fast Life Quindi con un suono molto omogeneo Che averne solo uno è meglio Che averne solo uno che cura Poi Nel disco non c'è solo Andy Però sì. comunque eh, Andy ha coordinato un po' tutto eh, E questa cosa qua gli ha, gli ha fatto capire tante cose Come diceva Shablo Nell'andare avanti verso un certo tipo di direzione. Eh, ma anche lavorando, perché di solito i suoi dischi sono sempre stati tanti, tanto pieni di produttori, no? erano delle collection di vari, di vari producer. Esatto, eh, secondo me c'è sentito l'esigenza che... di, di trovare una direzione esatto. unica. Sì. E, e creare una coesione all'interno dell'album dell proprio. E tu che direzione volevi dare a questo disco? Quando allora, quando io ho sentito i primi concept, perché lui parte sempre che ha, che ha dei concept, delle idee che vuole mettere insieme, quindi te li butta lì. E la, la, la prima cosa che ho pensato è stato proprio cinema. Cioè, ah. tutto quello che, che, di cui mi parlava sembrava già un film. Cioè, mi mi diceva una rima ed era già un film. Quindi secondo me. Mh, il filo conduttore penso che sia proprio quello. Il sì, anche in musica io, da dalla mia parte, ho cercato di creare delle ambientazioni abbastanza cinematografiche. Okay. Quest'estate Jacopo mi hai detto, lavorare con gue è bellissimo, perché si fida e lascia fare le persone che hai intorno. Mi spieghi meglio questa cosa? È proprio così. <ride> <ride> Nel senso appunto... Dovrebbe essere sempre così. No, <ride> oh, guarda, qua c'hai tre persone che... Possono testimoniarti che è esattamente così, cioè da un punto di vista di, di suono, di, di disco, ha fatto Andy, cioè Gue non è che entra dentro, le, dentro come dire, la, eh, la professionalità di Andy, sì. eh, Gue non ascolta nemmeno i mix, cioè nel senso quando arriva ai mix si fida totalmente, ma questo ci è successo anche in altri dischi. Sì, sempre. Eh, Facciamo noi, decidiamo noi, poi lui ascolta. A lui di solito basta che ti suonano i bassi in macchina, <ride> <la cosa> così. <ride> eh, Schablo, onestamente anche lui è libero di guidare dal, dal suo punto di vista e io uguale, nel senso che solitamente con i suoi dischi noi arriviamo con un'idea generale, con un piano, glielo facciamo vedere, e lui dice ok, ok, andiamo. Poi ci dice questo mi piace, questo no, però è uno che si affida tanto, sì, esatto. cioè non una... resta comunque un grande intenditore di musica, quindi mm. non è che cioè, si affida perché sa comunque sì. con chi lavora, siamo tutte persone che lavorano con lui, si fida e sa bene che può fidarsi di, de, delle nostre competenze, perciò su ogni cosa poi va... Sì, questa va è la cosa che comunque secondo me è vincente quando lavori con un artista, no? perché ci sono alcuni che vogliono tenere sotto controllo un po' tutti gli aspetti, no? sì. però alla fine se tu comunque ti affidi a una persona e... Comunque hai, condividi la visione che ha la persona del tuo, della tua arte, del tuo modo di fare. Credo che la cosa migliore sia comunque affidarsi totalmente a quella persona. Se tu scegli quella persona, allora ti metti nei mani di quella persona e la fai lavorare. Credo che poi ognuno poi riesce a lavorare nelle condizioni migliori, no? e poi sì. il risultato insomma si vede. È molto stimolante questa cosa qua, soprattutto per noi. Ti no? permette di sperimentare, no? Come? Ti permette di sperimentare? S sì, non, certo. non solo, assolutamente sì. Poi. Per quel che riguarda lui, facendo un disco all'anno, essendo molto produttivo, eh. ogni volta devi inventarti qualcosa di nuovo sì. e non è facile. Eh. Ma soprattutto per dirti faccio un esempio abbastanza banale, la tracklist del disco cioè, di solito, quasi sempre, la facciamo noi, nel senso lui si ah. affida a noi e dice voi come la fareste? Noi gliela presentiamo lui magari cambia due cose. Stessa cosa è stata con Guesus, l'abbiamo fatto sì. in studio in Grecia, sì. poi siamo tornati in Italia. Eh ha cambiato due cose e come, si fa, la, e come si fa la tracklist di un disco <ride> eh, allora. io si ascoltano bene tutti i pezzi quindi di avere un po' una visione a 360 di capire un po' il disco no? sì. però poi si fa anche un po' da sola no? ci sono alcune robe c'è cioè questo qua il primo pezzo era proprio innegabile che doveva essere beh, cioè, questo qua nel senso sì, sì. quello che era proprio introduttivo no? quindi era, era fondamentale e poi beh, ci sono delle paraculate che Iaco conosce ovviamente <ride> <gli> <ride> <Steve> <ride> e, vabbè, adesso sì. non svegliamo che ci sono tutti gli altri Dei trick fanno, di quindi. marketing no ma poi è veramente divertente cioè, per noi è veramente divertente, ma io e Pablo tra l'altro ci scambiamo messaggi anche sulle setlist dei concerti, okay. non solo sulle tracklist dei dischi, <ride> ma anche sulle setlist dei concerti, perché onestamente poi è la parte più divertente per noi, yeah, cioè sì. come se diventiamo dei DJ in quel momento, yeah, no? Sì, sì, e quindi facciamo la selecta. <ride> Ricordo una frase di Gary Vee che disse a Nipsey Hussle che diceva il futuro della musica è pubblicare un pezzo al giorno e costruire la propria fanbase unicamente sulla propria musica e la costanza. Credi che il sistema musicale attuale premi di più artisti come GUE, produttivi come lui? Ma io credo che il sistema attuale inizi a premiare più la, in realtà la qualità, no? cioè cosa sì. fa la differenza, nel senso sicuramente c'è una richiesta incredibile di, di musica no? da tutte le parti, no? e oggi la musica è veramente veloce, nel senso che viene consumata rapidamente, però sai, dopo un momento un po' frenetico dove effettivamente anche il digitale ha portato a a questa richiesta spasmodica di dover sempre comunque consumare in maniera veloce, vedo che si sta un po' assestando il tutto, sta tornando un po' di avere un pochino più attenzione ai, ai dischi alla musica, che comunque ricordiamoci che alla fine è sempre da lì, no? che sempre fare sono le musiche, la musica che conta, sono le canzoni che fanno poi la differenza e sono gli artisti anche come Gue che con una carriera comunque così eh, veramente sono ancora qui e hanno ancora tanto da insegnare secondo me, perché comunque... Ehm, è vero che ci sono le mode del momento, che ci sono le tendenze e tutto, però eh, avere dei personaggi così che allo stesso tempo hanno una memoria storica e che portano avanti un, un percorso fatto comunque con, con costanza, con coerenza e con amore, eh, è una cosa che, che dà comunque l'esempio un po' tutto, anche nelle generazioni. No? E quindi, secondo me, alla fine. Sicuramente viviamo in un mondo fatto di playlist dove comunque no, eh, c'è la canzone che va che diventa un po' il tormentone, eccetera. Però avere comunque delle carriere dove comunque i pezzi vengono ascoltati in blocco, come questi, questi album di Gue che comunque vengono premiati, sì, c'è qualche traccia che poi sicuramente viene fuori rispetto alle altre, però comunque quando si sono i suoi dischi cioè noi notiamo sempre che comunque viene, viene premiato l'ascolto di tutta l'opera, no? C'è cioè, comunque un concetto dietro. Eh, per cui guarda, secondo me in realtà io vedo che comunque quando l'artista si diverte, è vero con se stesso, la gente lo recepisce e, e nonostante c'è questa richiesta, è vero che tutti i giorni puoi uscire con musica, bisogna sempre stare attenti comunque alla qualità di quello che, che uno dà. No? Sì. Per cui è vero in parte, ma è anche vero che bisogna comunque ritornare anche a dare più attenzione, secondo me, a, ai dettagli della musica e, e a queste cose qua, comunque anche alla scrittura. Comunque il rap è un, è un genere fondato su, sui testi, sulla scrittura, dischi come quello di Marra, anche come questo di Gue dimostrano che comunque c'è... Eh, il raccontarsi in un certo modo premia a volte anche di più dell'estetica dell musicale, basta, capito? Che dopo un po' è fine a se stessa e può essere replicata in tanti modi, ma cosa rende unico un artista poi è come racconta la propria storia, e questa è una cosa che in pochi riescono a fare. Certo. <ride> Dettagli, qualità e scrittura: in che cosa hai trovato migliorato Güe e perché questo disco è diverso dagli altri? Allora, sicuramente i dettagli sono un mio cruccio. Ah. Quindi, <ride> eh, cioè, ci, ci, ci perdo tanto tempo e, e mi piace curare tutto. Gue lo trovo migliorato nel, nell'onestà, direi. Ah. Nel, um, nel, nello scoprirsi sempre di più, fregandosene sempre di più di, di qualsiasi cosa. E chiaramente cosa dettata da, dalla maturità, dal, sì. dall'aver fatto anche di tutto. E, um, questo disco lo trovo migliore Beh, sicuramente sì l'averlo lavorato insieme dall'inizio alla fine eh, è stato un vantaggio sì. Sì, non, non perdere mai d'occhio il, il filo eh. e qual è la traccia che ti pompi in macchina mi pompo in macchina <ride> del disco. blitz eh, anche io. <ride> <ride> anch io mi pompo blitz <ride> Pesce, vendere il fisico utilizzando una piattaforma di streaming. Mi spieghi bene questa operazione? <ride> Come ti dicevo prima, facendo un disco all'anno, anzi quest'anno ne ha fatti due in un anno, sì. devi inventarti sempre delle cose abbastanza nuove. Eh, ricordo con Gentleman facciamo, lo facciamo uscire nel giorno in cui sì. per la prima volta valeva vale lo streaming nelle classifiche, con Sinatra facciamo tutta l'operazione BHMG. E siamo andati avanti negli anni facendo sempre cose nuove con Fast Life abbiamo fatto tutte operazioni legate più da strada quindi la cassetta, il gritto blaster e tante altre cose no? con questo disco dovevamo inventarci altro e chiaramente è inutile nasconderlo il fatto che esca sotto Natale comunque ci, ci permetteva di fare una serie di, di mettere in piedi una serie di idee e il fatto di avere la musica tanto tempo prima e di viverla veramente tanto tempo prima ti aiuta tantissimo perché come avrete visto sono state fatte tantissime cose. Perché? Perché chiaramente siamo agevolati anche da questo. Questa idea in realtà è un'idea che nasce insieme a Spotify, non ci siamo inventati niente di nuovo, o meglio, ehm, la Spotify fan First, Fans First è un'attività che Spotify fa da anni. Eh, All'inizio era fondamentalmente legata a degli incontri eh, con i fan, fondamentalmente loro sceglievano, selezionavano i fan più accaniti, quelli che ascoltavano di più la musica di un artista li invitavano ad, una, ad un evento L'avevamo fatto con Gentleman, è stata sì. la prima fans first dove facciamo un mini live di Guell Yard di, di Milano e appunto facciamo la prima fans first l'abbiamo fatto con Mad Men dove facciamo un escape room l'abbiamo fatto tantissime volte e l'hanno fatto anche nel mondo perché l'hanno fatto Coldplay, Sean Madden, tantissimi ehm, negli anni questa, questo format diciamo che si è trasformato e hanno fatto diverse attività, per esempio hanno sempre con la stessa meccanica, cioè premiando chi ascoltava di più. Davano l'opportunità, per esempio, di comprare in pre-sale i biglietti dei concerti, quelli magari più richiesti. E questa è semplicemente la, è stata la possibilità, allo stesso modo, di preordinare in esclusiva un prodotto esclusivo eh, che prevedeva un prodotto fisico riguardante la musica, cioè il doppio vinile rosso, e poi l'action figure su cui abbiamo lavorato sì. da mesi. E niente, quindi è stata data l'opportunità ai fan più accaniti di, di GUE su Spotify di acquistare in esclusiva quel prodotto. ed È stato fatto fuori in, in 5 ore. Io continuavo a scrivere a loro, oh, stanno finendo, stanno finendo e sono finiti in pochissime ore. Quindi devo dire che è stata un'operazione ben riuscita. <ride> Pablo, faccio una domanda a te. Ma tu cosa vuoi fare da grande? Prima domanda. La seconda: un tuo disco arriverà mai? Un altro tuo disco? Non lo so. Eh, in realtà, forse grande voglio fare il mio disco. Ancora <ride> <ride> non sono pronto. Non lo so, in realtà. Sì, sono una persona. Eh, Guarda, ti dico veramente sono in un momento anche poi anche di crisi esistenziale, quindi la domanda mi mette anche un po' in crisi in realtà. Però ci è proprio toccato. Di... <ride> Perché effettivamente lo so iniziando a domandare anch'io farlo. Ho fatto 41 anni proprio un paio di settimane fa, quindi ho sorpassato la storia dei 40. E in realtà inizio proprio adesso, proprio adesso, minimamente, a sentire un po'. L'esigenza di, di capire in più verso, verso dove direzionarmi, sai, perché io sono iniziato come produttore, DJ comunque come artista. No? Poi sì. mi sono buttato negli ultimi anni molto eh, in tutto il resto che riguarda un po' la gestione degli artisti. Eh, ovviamente un po' abbandonando la mia stessa gestione come artista, quindi allo stesso sì. tempo. Eh, non avendo nessuno che pensa alle mie strategie, alle mie uscite, non ho un manager, quindi fondamentalmente lascio sempre un po', un po in disparte la mia, la mia produzione artistica. Che però l'ultimo anno, l'ultimo anno ho ripreso in realtà, ho iniziato a produrre molto anche per altri eh, ed è una cosa che mi dà sempre tanta soddisfazione. Infatti, però, sai, fare un disco uh, diventa un po' complicato, perché cioè, fare un disco per me è impegnativo. Nel senso che per molti sembrerebbe molto più semplice, con tutti gli artisti che ho, dici, guarda, li metti tutti insieme sì. in una stanza e lo fai, no? Però in realtà per me cioè, fare questi dischi in realtà, mi dà quella soddisfazione di fare il mio disco, in realtà, perché comunque c'è sempre la progettazione, cioè alla fine un produttore è colui che comunque produce, non un progetto. No? Nel senso a me mi dà la soddisfazione sia artistica, comunque fare il disco anche di Gue che non è il mio disco, mi dà comunque una soddisfazione artistica, in parte comunque partecipo anche alla, alla produzione, al dare idee, eh, in parte mi dà anche quella soddisfazione anche, no? di, di produzione esecutiva, di, di collaborare discograficamente, quindi diciamo che un po' mi appaga in, in tanti aspetti no? e quindi diciamo che la, la cosa, non sento più l'esigenza di fare veramente un vero e proprio disco, l'importante è mettere fuori per me più passa il tempo e poter dare un po' forma a delle visioni no? che uno ha, quindi a delle, delle voglie magari di realizzare dei progetti, capito, un po di costruire delle cose che magari non ho fatto, cioè dischi ne ho fatti veramente tanti negli sì. anni. Quindi, mai dire mai, sicuramente probabilmente farò, continuerò a far uscire musica, sicuramente. Se poi saranno sotto forma di disco, di album, non lo so, cosa farei da grande? Eh, guarda, ancora, penso che guarda, in realtà, credo sia un po' questo, no? Un po il segreto, il fatto di voler sempre sperimentare cose nuove, no? Però, e anche di non, non definirmi, no? Poi totalmente, no? Perché in realtà poi sono manager, ma sono anche produttore, sono anche editore, sono magari anche un'agenzia di booking, mi occupo di tante cose, però, Uh, Credo che sia anche poi un po' questo no? il mio, il fatto che mi porta a essere poi quello che sono, no? la mia unicità nel, nel mercato, no? e per cui boh, non, non mi pongo tante domande, okay. faccio, finché, finché ho l'energia di farlo, lo faccio, poi vedremo. Okay. <ride> qual è il filo conduttore, prima abbiamo parlato di cinema, no? Sì. Eh, qual è il filo conduttore in termini di sound che lega, che lega tutto il disco? Uh, direi in termini proprio di sound, le chitarre. Sì. E, che sono praticamente ovunque. E tu suoni? Io suono, sì, suono la chitarra, anche la tastiera, però sì, il mio strumento è la chitarra, quindi tante idee sono partite proprio dalla chitarra, a volte è sparita la chitarra <ride> poi da, dal beat però tante cose sono nate da lì. E, direi quello. Sì. E come nascono i pezzi con voi? Abbiamo visto Mi dei nascono. video, un po' spoiler, no? sì. di voi in Grecia, erate in Grecia? Sì, vivo sì, in Grecia, Grecia che lavoro in Grecia, in Grecia e Sicilia. In Sicilia. Sì. e come nascono i pezzi con voi? Ci sono due strade. O è una sua visione, un suo concept. Eh, come è stato, ad esempio, Piango sulla Lambo. Ehm, oppure. La è arrivato, detto. Sì, aveva questa immagine in mente del, del piango sulla Lambo. Ah, beh, <ride> è forte comunque. Ma quello è il pezzo, non da sottovalutare, perché sembra una minchiata piango sulla Lambo, ma in realtà... No, chiaramente ma chiaramente è una metafora, sì, sì, è l'avere la, la metafora la, metafora la, tutto ma non riuscire ad essere felice neanche con, con, con una Lambo. Sì. Quindi eh, lo struggle del de successo è, è una cosa abbastanza comune è, ed è bellissimo beh, il modo in cui lo analizza. E... Eh, sì esatto in quel caso siamo partiti così in altri casi si parte con un giro musicale o si va a prendere una, una reference di, di qualcosa di vecchio che ci piace entrambi come è stato col, con la ritmica di veleno sì. ad esempio eh, è sempre abbastanza casuale domanda a Jacopo è strano da dire ma uh, è da sempre attivo no? però questo è il suo momento migliore? sì sì decisamente sì io e Pablo ne parliamo da mesi e poi, tra l'altro, lo diceva anche lui prima: cioè ogni disco fa sempre di più. Cioè, la sua first week, la sua prima settimana è ogni in disco è sempre in crescita e anche questa sarà in crescita. Quindi <ride> ehm, di questo siamo contentissimi perché vuol dire che sta vivendo sicuramente la sua, cioè, è all'apice. Ecco della sua carriera, questo sono, siamo, siamo, ne siamo consapevoli. Eh. E quali sono i vostri meriti? I nostri? Sì. <ride> Poi ve lo dirò tu. No, ma se deve chiederlo a lui, ma lui non ce le darebbe. Sì. Non dovresti <ride> no, realtà... chiederlo a lui, neanche a no, io lo chiedo. No, io credo che, guarda, in realtà Cosimo, guarda, cioè, Guè è una persona che ha... È un artista sicuramente che è in grado. Cioè, lui. Tutta l'arte è tutta farina del suo sacco, come direbbe lui. Nel senso comunque lui è veramente tutto l'immaginario, lui è uno che ti arriva. Anche prima che dicevi la creazione dei pezzi, sicuramente noi. Io con lui come produttore ho guardato tanto in passato, ancora adesso. Cioè, sicuramente noi gli diamo tutto un supporto, no? Anche a livello discografico, magari, ma a livello artistico arriva lui con le sue idee, con tutta la sua visione. Scrive lui pezzi. È uno che comunque ha mille idee, ha mille ispirazioni. E si confronta cioè, e Si può confronta capitare, sicuramente, sì. però comunque uno che comunque ha cioè, le idee chiarissime. Sì, a noi, cioè, noi credo che facciamo quello che andrebbe fatto comunque. Nel tutti gli artisti ovvero mettiamo artista a proprio a proprio agio di poter pensare solo alla parte creativa no? la parte un po' diciamo quella più divertente no? quella più, eh, togliendolo da tutte le preoccupazioni che sono poi no? il marketing, la distribuzione la classifica, la cosa che poi in realtà sono quelle che sono poi le preoccupazioni che magari tanti giovani poi vanno in sbattimento no? nel senso devo sì. fare i numeri devo essere numero uno su Spotify, devo vendere devo fare disco d'oro in un giorno, platino in una settimana, eh, tutti col terrore che poi questo crolli da un momento all'altro no? che poi vanno tutti in ansia in crisi di panico. In realtà c'è cioè la, la, la cosa bella di un, uh, di un artista capito, maturo come Guè, inteso proprio come uno che comunque ha vissuto tutta questa gavetta e che lui, come diciamo prima, se ne frega di tutte queste dinamiche fondamentalmente. Poi ovviamente è contento no? quando le cose vanno bene, è ovviamente è ambizioso e vuole che tutte le cose vanno sempre meglio, no? però diciamo che comunque lui fa le cose veramente con quello spirito. Eh, di quando abbiamo iniziato proprio di, di divertirsi è con la vero. passione di fare le cose sì. capito questa è una cosa che secondo me le, lo differenzia veramente ed è anche un po' il segreto del suo successo no? perché alla fine lui se ne frega non è che fa la roba perché dice devo andare in classifica mi devo inventare qualcosa devo fare la hit radiofonica cioè a volte esce fuori la hit radiofonica la usiamo se non esce fuori è uguale capito sì durante il fine. processo creativo non gli ho mai sentito dire facciamo così così è una hit che così funziona così... no così è una bomba così mi piace di più okay. sempre È sempre stato così Vabbè, in generale cosa... credo che sia veramente il fatto che noi lo seguiamo e lui segue noi, c'è proprio uno scambio in questa cosa qua. Eh, molto spesso lo, anche, cioè, la cosa che a volte mi fa riflettere è che quando noi ci parliamo, no, ci, in chat ci, ci, man, ci mandiamo, ci segnaliamo le cose. E lui dice sempre, contento? sei contento? Sei contento? Ci, ci chiede sempre se siamo contenti. E noi siamo contenti. E sì, deve diverti. essere contento anche lui. <ride> Sei contento? Sei contento <ride> è tutto così. Vabbè, ma lui non è mai contento. Cosimo non sarà mai contento. Cioè, in realtà è contento, ma comunque ha sempre qualcosa che lo spinge no, a, a fare meglio a fare meglio, no? Quindi sì, in realtà ricerca sempre, eh, non si ferma mai, non si rilassa mai da quel punto di vista. Infatti, sicuramente già starà pronto. Sicuro no? sta già pensando mentre facevamo l'intervista. Sì, infatti, è un terrore, <ride> mi sono terrorizzati. Domanda per tutte e tre finale. Quali sono i due brani che preferite di questo disco? Jacopo. Posso prendere la tracklist? No? <ride> sì, sì, vai, vai, la vai. <ride> È dura, poi passa, ragazzi. <ride> tu Andy, li sei già? Io piango sulla Lambo e senza sogni con Elisa. Perché? Beh, sono, belli, eh, sono riuscito veramente ad esprimermi al massimo e, e anche da parte degli artisti coinvolti ho sentito proprio un'arte um, vera, non okay. so, è stato veramente bello, incredibile lavorarci. Pablo? Oh, Jacopo? Vai tu che hai visto la Dracula. Io Nessuno? Eh, eh chicca. Che secondo me è uno dei pezzi più belli di sempre di Gue, sì. secondo me. E Veleno sono affezionato a veleno. <ride> bravo sì, è mi è piaciuta devo essere sincero lui ha spinto tantissimo perché io quando ho sentito la prima volta ho detto piango sul lambo e il singolo proprio sì. subito ho detto questa è una roba subito la prima volta che l'ho sentita e in effetti doveva essere il primissimo singolo, però Jacopo poi alla fine ha detto: Guarda, che raga, secondo me veleno entra in testa. Ha insistito tantissimo su questa cosa di veleno, e quindi alla fine sì, su quello effettivamente. Poi ci ha azzeccato perché oggi abbiamo visto che è sì. salita numero due sì. su Spotify, comunque sì. effettivamente ha superato le altre, quindi insomma ci ha preso. Lui ci prende spesso. Anche sì. dal eh, sembra, che, <ride> sembra che piaccia, <ride> ma io guarda in realtà. Uh, faccio difficoltà che ci sono tutti, foto. però guardate quei due. Vabbè, no, Gastar Love è praticamente legato, ovviamente, perché sì. beh, a parte, cioè, per parte fare film. la roba con Rick Ricross, sì, tutto sì. stupendo, tutto l'immaginario piace molto la scrittura proprio filmica sì. sua che ha fatto là. L ha proprio fatto una scrittura capolavoro, impegnato secondo Tutte me. Le citazioni. Sì, sì, Bellissima. poi c'è Bello, no? Un po' vinta, c'è Sofia Loren, cose così possiate, mi piace. Poi mi piace tantissimo, per dirtene un'altra che forse non è la mia preferita, ma mi piace tantissimo: è Fredda, Triste, e Pericolosa. Mi piace ah, molto. Bella chicca. Perché mi piace quando lui. Mh, ha questi testi un po' maledetti, un po' sofferenti. Un po' fuori orario, un po', un po così. Sì. sì, però sai capito un po'. Raccontano, secondo me, su quei pezzi, lui racconta chi è, chi è veramente sotto. Una parte, no? Perché poi lui ha anche tutto, tutto il resto, no? Sì. Però mi piace quando lui, comunque, lo fa solo nelle canzoni, si riesce ad aprire così tanto perché poi. Eh, non tutti riusciamo poi ad aprirci così tanto con le persone, no? eh, sì. Soprattutto quando sei un personaggio, magari o comunque eh, ognuno poi è fatto a modo suo, eh, non è che sì. è, un, è un difetto. Però lui come, si mette a nudo come solo attraverso la scrittura dei pezzi, In quel pezzo lì c'è delle cose che secondo me che lo conosco veramente sì. vedo che sono vere e che comunque eh, mi emozionano, insomma, da amico. Insomma, tutto. Grazie davvero, raga. Grazie a te. Grazie a tra poco con voi, Dai. ciao a tutti.